Durante l'ultima fase del fascismo, la benestante famiglia dei Nigra si era trasferita stabilmente a Miasino, nella dimora estiva sul Lago d'Orta, dove aveva deciso di trascorrere gli anni della dittatura e della guerra. Negli anni, l'architetto Carlo Nigra aveva stretto un forte sodalizio con le sue tre figlie, Amina, Bianca e Adele. Attorno alla loro casa a Miasino, l'architetto aveva disegnato un meraviglioso giardino, plasmato sulle diverse indoli delle sue tre figlie. A ciascuna era destinato un angolo prediletto, a cui potevano accedere con lo sguardo da un punto di vista personale all'interno della casa. Nel 1942 l'architetto morì. Pochi mesi dopo lo seguì anche uno dei tre giardinieri, facendo sì che, non senza mille remore, le tre figlie decidessero di aprire le porte del loro mondo ad un nuovo ed estraneo personaggio. Questi sono i tuoi vestiti. Allora, questo è lo stanzino dove noi ci cambiamo. Qua trovi tutti gli attrezzi che dovrai utilizzare per il tuo lavoro. Mentre per il resto, allora, mi hanno detto che sei molto bravo a utilizzare gli attrezzi. Però devi sapere una cosa, in questa villa vige una legge, quella delle signorine. Le signorine nigre decidono chi e che cosa va bene. Quindi di conseguenza tu dovrai lavorare in modo pulito, ordinato, seguire i compiti che ti verranno assegnati e dovrai svolgerli senza correre. Inoltre, appunto, non dovrai avere nessun tipo di contatto con le signorine. Il cortile del quale ti dovrai occupare è questo qua, vicino al palazzo. Ed ha proprio sulla vista di Amina. Qua dentro ci sono tutte le informazioni che ti serviranno per gestire la tua parte di giardino. Se devi chiederci qualcosa, devi farlo nella pausa pranzo. Va bene? Sì. Thank you.
Siamo illusi, c'è un mondo da fuggire. Quando siamo consapevoli, non c'è niente da cui fuggire. No, 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 frate, ma dove cazzo è la polla? Tieni la macchina. Tieni la macchina. Tieni la macchina. Fai tu la bolla, te la tengo io. Vabbè. Contrario, uguale. Mica si spegne pure da sola sta cazzo di cucina, capito? Così facciamo l'ultima scena. Andrea di corsa la panoramica. Lenta. Di corsa di così non credo possa fare. Lenta. Da dove arriva? La terza. No, quella. Stop. Per me era perfetta. Vai, cambio inquadratura. Bravo Marco. Non lo sto parlando. Di motori. Partito. Scena 34 controcampo quinta. Azione.